lavorare bene perché lo licenzia altrimenti. Sì, 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 dei ferri va di là. Prova a vedere qua. Problematico. Oh, scusa. Che le sedelle chi le porto in galera? Questa è la cosa, se non sa fare da sé. Ora la gente rappa cazzo, non sa come fare. Qualcuno dice dalla nuova trap commerciale. Ma anche tutte quelle belle lady che capiscono si fissano e cadrebbero i miei piedi. Mi volevi a terra invece sono ancora in piedi. Questa guerra fredda guarda e vedi, non ci credi? È già passato un momento nero, che uno bianco. A chi scrive tutta la notte sopra un foglio non si sente stanco. Questa merda capo branco finché campo. Sento questo momento dalla scuola con le gambe sotto al banco. Questa va per tutti voi. Sotto sotto siamo tutti degli eroi. Invece di pensare a ciò che non puoi, pensa sempre solamente a ciò che veramente vuoi. Dai, va per tutti voi. Sotto sotto siamo tutti degli eroi. Yo! Debito pubblico, saziato dal pubblico. In giro gente più felice, meno gente sulla croce. Questa bebbia in Spray City che vi parla. La Lecchi poi la Rolli, penso già sai come farla. Sigillando, sì, sigillando. Mi sento solo, mamma, chi sono? Mi sento come se non passassero le ore. Io solo ci esco, solo che ci esco. Forse è troppo presto, è strano quando cerchi una cosa che ormai sente. E non ci sentiamo soli, solo e quale non ci sente. Mi sono rotto il cazzo. Qui non vedo il sole, voglio il culo abbronciato e sboccare su le giove. Oh, oh, yo, un po' di casino. Siamo qua finalmente felici come Pasqua. Salute! L'11 novembre 1887 i condannati a morte per i disordini furono impiccati a Chicago. Le ultime parole del condannato Spies furono: salute, verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle vostre voci, delle nostre voci che oggi soffocate dalla morte. Viva l'anarchia! Fu lanciata l'idea di una grande manifestazione per chiedere alle autorità di ridurre a 8 ore la durata della giornata lavorativa. Varcò i confini francesi e nonostante la risposta repressiva di molti governi, il 1° maggio del 1890, prima vera manifestazione internazionale, registrò un'altissima adesione. Attualmente il 1° maggio è giorno di festa nazionale in moltissimi paesi, da Cuba alla Turchia, dal Brasile alla Cina, dalla Russia al Messico, dal Nepal all'Iraq e in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea. Thank you.
buongiorno. Senti, ma ho visto su Instagram la performance. Che grida in miniera, bandiera rossa sulla ciminiera. Non sa che mi sto. Yeah.